Allora, di nuovo in diretta, siamo in compagnia di Silvana Bononcini, radicale storica, per questa puntata della mia parte radicale. E con Silvana ormai commentiamo con una certa disinvoltura, se così possiamo dire, l'attualità politica, con l'occhio un pochino con la prospettiva di una radicale storica, insomma. Anche se, come ripetiamo sempre, Silvana oggi segue le vicende politiche di Benedetto della Vedova, di Libertiamo, insomma. E comunque, intanto, salve, buonasera Silvana, grazie di essere con noi. Buonasera a te, gli ascoltatori. E Insomma, sono successe. Vai, vai. volevo precisare una cosa. Vorrei che non si confondesse il radicale storica con il radicale vecchia. Spero ci sia una differenza Ci mancherebbe, abbastanza. no, ci mancherebbe. No, 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 ci mancherebbe, che vecchia, no? Radicale storica, nel senso che ti sei formata in casa radicale politicamente, no, assolutamente non mi sarei mai permesso di dire questo. E comunque, nella, diciamo, settimana che si va concludendo, insomma, sono successe parecchie cosette, a partire dall'elezione del capo dello Stato, che abbiamo documentato proprio con dei video che stanno appunto sul canale Libri TV, con varie impressioni, soprattutto da parte dei seguaci di Beppe Grillo che erano in piazza a Montecitorio e diciamo protestavano perché non era stato in qualche modo eletto il loro candidato che era Rodotà, ma abbiamo anche testimonianze del PD con Scalfarotto, insomma, ci sono parecchie testimonianze. E ecco, io partirei un pochino da quello, commentare con te se sei d'accordo, per fare un po' un consuntivo, un po' come ti è sembrata tutta la vicenda. Sì, sono abbastanza soddisfatta anche se non nascondo che la mia speranza era di vedere Emma al Quirinale, ma chiaramente è stata una speranza che non aveva alcuna possibilità di successo stante la situazione italiana. E nel proseguio, direi che io la dico grossa, però la dico, sono dispiaciuta per quello che è successo a Bersani, perché è una persona che, pur essendo della covata comunista, a mio parere aveva dei punti anche abbastanza vicini a un ambiente liberale, almeno si è comportato anche quando è stato ministro nel governo Prodi, non vorrei dire una cavolata, ha tentato di liberalizzare qualcosa, ma chiaramente lo hanno bloccato a tutto spiano. E voglio vedere cosa sta facendo, cosa riuscirà a fare Letta, che ha un vantaggio che per me non è un valore, ma solo un dato di fatto, che è più giovane, anche se dico che io l'ho ascoltato in diverse occasioni, quando nei tempi andati, allora Benedetto, quando era ancora i radicali italiani, teneva una trasmissione che si chiamava Catalassi e lo ha intervistato abbastanza spesso, e ho sentito da lui anche posizioni che potevano essere un pochino più avanti di tanti altri. Non ho idea di quello che riuscirà a fare, anche se alcune cose che ha detto sono condivisibili. Ha un grosso difetto, a mio parere, ma io ho quello contrario, che è cattolico, però credo che sia abbastanza intelligente da non imporre ad altri e laici le sue convinzioni, però stiamo a vedere quello che può succedere, perché i giochi non sono ancora fatti e credo che da parte del PDL ci saranno delle grosse resistenze, dei comportamenti. Pensano di essere già di nuovo in campagna elettorale più che
al bene del paese o alle necessità del paese. Comunque, vedremo. Allora, effettivamente, come ho aperto peraltro con la virgola commentando questa cosa, si va diciamo prefigurando una maggioranza PD-PDL per il bene del paese, in qualche modo, che sicuramente è un qualcosa di un po' anomalo. È pur vero che dobbiamo dirlo, perché insomma sarebbe ometterlo, insomma, non sarebbe neanche corretto che al momento attuale, con elezioni, al momento attuale, sicuramente chi è dato in crescita è proprio il PDL, e quindi comunque sì, avrebbe una convenienza nell'andare alle elezioni. Berlusconi pare che ha dichiarato, insomma, che vuol mettere da parte, diciamo, i suoi interessi di partito, non so quelli personali, ma sicuramente quelli di partito. Vedremo se è una mossa elettorale in cui si sta spianando per poi far cadere questo governo al momento giusto. Lo vedremo, diamogli il beneficio del dubbio. Diciamo, dei protagonisti, dei tre protagonisti elettorali che sono usciti fuori dalle elezioni e che è appunto il Movimento 5 Stelle, in qualche modo appunto non ha visto accogliere le sue istanze. So che tu peraltro sei abbastanza critica con questa nuova formazione di Grillo, diciamo di cui Grillo è il portavoce, si dice portavoce, insomma leader e così via. Ecco, il loro candidato era Rodotà, un candidato che aveva una storia di sinistra, peraltro anche una storia, anche se per una certa durata, radicale. È stato il primo presidente del PDS, se non sbaglio, che però appunto non è stato preso in considerazione dal Partito Democratico, nonostante appunto Grillo avesse detto che se avessero accettato questa candidatura come presidente della Repubblica, l'avessero messa in votazione. E l'avessero votato, ovviamente si sarebbe potuto fare con loro un governo. Ecco, tu rispetto a questo candidato, che idea hai, questo candidato che era Rodotà? Beh, viste le resistenze interne allo stesso PD, non aveva molte possibilità. In più, il PD non poteva accettare un'imposizione simile dai pentastellati, perché sarebbe stato dargli una vittoria che indubbiamente non hanno voluto dargli. E anche se trovo molto discutibile quello che è successo all'interno del PD, non è possibile fare una riunione in cui tutti appoggiano un candidato, poi lo impallinano nel segreto dell'urna. Io credo che anche in queste situazioni uno dovrebbe avere il coraggio delle proprie idee, ma tant'è, questo è successo. Sono, al contrario di Pannella, abbastanza contento di Napolitano perché ha dimostrato, nonostante la sua storia comunista, che nessuno penso voglia togliergli, di essere una persona anche abbastanza concreta, e nel momento in cui i partiti sono andati nel pallone, lui ha inanellato una serie di azioni che hanno portato al governo Monti e hanno portato alla salvezza dell'Italia dal punto di vista economico. Io insisto, eravamo sull'orlo di un baratro e con Monti comunque ci siamo tirati fuori. Poi è indubbio che il rigore, che i sacrifici non piacciono a nessuno, però la differenza è da chi capisce che occorre farli e si adatta pure a malincuore a farli, e chi invece li fa poi dopo 5 minuti pare che non ci fosse. Sto parlando del PDL, perché mentre i candidati della Scelta Civica e il PD hanno sostenuto l'azione Monti, del governo Monti, improvvisamente abbiamo visto un atteggiamento
poco coerente, poco interessato a quelli che erano le necessità del paese da parte del PDL. E taccio per carità di patria della campagna elettorale, pur riconoscendo la grande capacità di rimonta di Berlusconi, e tragicamente stasera ho sentito Monti a 8:30. Perché tragicamente? Che lui è il più bravo, probabilmente è anche vero, ma secondo me è un altro grande puffo. Io sono veramente molto, bisogna anche essere onesti nelle cose, e alcune cose sono state fatte, altre probabilmente hanno incontrato delle grandi resistenze, ma altre ancora non interessavano quando questi erano al governo e avevano i numeri per poter fare quello che avevano promesso in campagna elettorale. Ma tant'è, c'erano i ristoranti pieni, gli aerei pigiati, la valutazione era questa, andare contro ogni logica e ogni senso di realtà, e ci siamo trovati nel pallone completamente. Beh, ci siamo venuti fuori, io dico grazie a Monti, e vediamo adesso quello che sarà il futuro. Io direi una cosa anche sui ragazzi del Movimento 5 Stelle. Tu Gianni affermavi che sono degli sprovveduti e altro. Io credo che siano anche veramente molto ignoranti e arroganti e schiavi di pregiudizi. E il pregiudizio è contrario a ogni discussione, a ogni dialogo, è frutto di, è contrario alla libertà, perché ti gratifica, ti scusa di confronto agli errori, ti rende migliore da tanti altri, ti auto giustifica, però ti impedisce un discorso, un dialogo. Questa loro scarsa, anzi questo loro negare di incontaminarsi o nominare tutto come inciuccio è una stupidità enorme, che ci sta per Grillo, perché lui chiaramente è un comico, al senso del comico, però sta esagerando, e in effetti bisogna poi solo prendere la misura di quello che lui dice, farci la tara, cercare le cose che possono essere interessanti, per me non sono moltissime, e lasciar perdere le altre, perché io penso che si squaglieranno, non dico come neve al sole, però abbastanza in fretta, e perderanno il loro appeal. Ci sono tante cose che dovrebbero far ragionare, non dico loro, ma i loro elettori, però la rabbia è indubbiamente tanta, e la convinzione di poter cambiare questo paese con queste persone è molto, molto sentita e molto convinta, quindi io sono convinta del contrario, però vedremo anche qui cosa riusciranno a fare. Se si farà questo governo, che non è solo PD-PDL, ma c'è anche Lista Civica, che pur non avendo ministri lo appoggerà, e io spero che alcune cose, vedendo il programma di Letta, alcune cose possono essere positive e apprezzabili. Poi vediamo cosa resiste, vediamo che ministri nomina, chi andrà nella sua compagine governativa, con che capacità di cambiamento e di riforma, che tra il dire e il fare in politica c'è spesso il mare, però mi pare abbastanza deciso fare alcune cose,
al di là della battuta precedente, è anche giovane e quindi probabilmente più vicino alle tematiche di una generazione un po' più svecchiata, un po' più aperta di orizzonti, meno, cioè prima eravamo la gerontocrazia pura, adesso vediamo se anche la giovane età porta un pensiero un pochino più avanti nel tempo e non sempre accomodato agli interessi di una parte, di un partito o di una burocrazia e non a quelli che dovrebbero aiutare questo paese che è veramente all'estremo. Senti, Silvana, io riguardo ai grillini, sì, diciamo, secondo me sono soprattutto giovani inesperti più che in malafede, ignoranti, poi insomma è tutto relativo. Secondo me hanno una funzione che è quella di stimolo, cioè ti spiego, oggi loro comunque sì hanno più o meno un terzo dell'elettorato, che è una grossa potenza dal punto di vista politico. Io credo che se non ci fosse stata una portata così dirompente, così polemica, forse anche integralista, sicuramente contraddittoria, anche ignorante, quello che è, così diciamo forte, oggi non avremmo visto un Letta che va a colloquio col capo dello Stato con la sua macchina senza autista. Giovani o non giovani che siano, il PD come il PDL sono così immersi in certi costumi partitocratici che lo stimolo e la forza che rappresenta, proprio per dare un esempio, per far vedere che non si è poi così diversi neanche dai grillini, che si è disponibili a rinunciare a tutta una serie di cose veramente odiose, ecco, se non ci fosse stata una forza come il Movimento 5 Stelle, in Italia non l'avremmo avuta, a prescindere dal fatto che poi loro saranno all'opposizione come penso che vogliano restare, forse anche perché è più, diciamo, senza responsabilità e così via, più comodo, però comunque sia sono un grosso pungolo anche nelle loro esagerazioni, a sì che il PD, che attualmente appunto ha in mano in qualche modo il timone, effettivamente faccia qualcosa per tagliare veramente delle cose che ci riportavano a un'epoca da Versailles prima della Rivoluzione Francese. Dimmi che ne pensi su questo che ho detto. Io dico che gli italiani sono un po' dei coglioni, perché avevano sotto mano l'hanno avuta per tanti anni, io vi ho militato, quindi avevano i radicali che avevano le proposte. Io mi ricordo quando raccoglievamo i referendum, che erano 20 o una tornata, e le proposte, quando gliele spiegavi, le capivano comodamente tutti. Io non sono d'accordo con te con questa tua... Il pungolo può esserci, può starci, però è un pungolo che rischia di essere abbastanza pericoloso. Cioè tu non puoi andare in quel modo a cancellare tutto e tutti. Sei giovane, e che vuol dire? Io ho 62 anni, è una testa che funziona come la loro, forse meglio, e cioè molti, una buona parte, una parte dei politici sono persone rispettabili. Questi sono atteggiamenti demagogici, frutto di un pregiudizio, frutto di rabbia, frutto di frustrazioni, che è certamente legittima, però bisogna guardarci bene, cioè il rischio è che poi si vada in un sistema in cui butti l'acqua insieme al bambino. Io vorrei discernere, io sono stata abituata, sono cresciuta nella scuola radicale in cui il dialogo e la tolleranza era tutto, io sono liberale, questi ti espellono perché vai in TV e non,
e non obbedisci a delle direttive, ma che cavolo di discorso è? Anche il discorso della rete, cioè per me è fasullo. Tu sei un eletto, devi prenderti le responsabilità delle tue decisioni. Cioè il discorso che tu vada lì a rappresentare delle persone ti deve far correre il rischio anche di sbagliarle nel rappresentare, ma un'elezione significa che comunque ti hanno delegato a fare una cosa, cioè si sta esagerando dall'altra parte per timore di fare una cosa, per demagogia, perché secondo me è solo quella, fai una riunione in rete e prendiamo tutti insieme le decisioni, ma che discorso è? Il rischio di un'azione politica la devi correre, altrimenti non sei una persona rispettabile, a mio parere. Cioè mi sembrano, io li chiamo puffi in molte conversazioni, perché l'immagine è proprio quella, a mio parere. Cioè la vita è altro, è fatica, è impegno. Se ti prendi una discussione, se ti prendi un impegno, devi essere preparata per assolverlo, non puoi farlo perché fortunatamente sei stato insignito da Casaleggio, da Grillo a questa cosa, ma non ne hai la minima capacità. Cioè tu studi di corsa, ti comporti, tu rappresenti il cittadino. Sta stronzata di chiamarsi cittadino e non onorevole, cioè è solamente quello. Guarda, io non voglio arrabbiarmi anche questa sera, perché ci mancherebbe, ecco, non li reggo, sono fasulli, come è stato fasullo è l'altra faccia della medaglia di Berlusconi, sono dei populisti, dei demagoghi. E se vuoi ce n'ho anche per Renzi. Immagino. Cioè, no, io volevo stimolarti proprio in questo tipo di riflessione, perché insomma è interessante ascoltarti. E allora recuperiamo un pochino, diciamo, la prospettiva, se così vogliamo dire. Vedi pregiudizio si fonda sulla relazione. Sono pieni di pregiudizi queste persone, sono pieni di esclusioni di altri. Il pregiudizio si fonda sulla relazione antagonista, noi verso l'altro, e si regge su una costruzione ideologica giustificante e giustificativa. Il pregiudizio politico e sociale attribuisce a strati socio-economici, culturali egemoni o che aspirano a diventare egemoni la capacità, la possibilità di valutare e sanzionare il resto delle identità politiche. L'ha scritto Francesco Linguti su Libertiamo, però è vero questo giudizio e si adatta bene a questo gruppo di persone. Cioè io forse sono diventato intollerante, però quando ho rappresentato un gruppo, quando sono stata portata nel gruppo anche dirigente, io sono sempre stata ben conscia del fatto che facevo parte di un gruppo, portavo la loro storia addosso, l'identità era quella e la responsabilità era che non parlavo per me sola ma per tutti, e mi sono assunta la responsabilità. Chiaro che corre il rischio di fare un errore, ma chi non lo fa? Cioè solo chi sta fermo. Questi no, non ci siamo, guarda. Per quanto riguarda la loro veste organizzativa, questa community che dovrebbe servire anche per far politica, io anche non penso che possa durare se non si strutturano in qualche modo, che comporta il fatto che poi si decide, assumendosi responsabilità, non è che per fare una votazione si possa fare un referendum in rete ogni 2 minuti. Sono perfettamente d'accordo su questo. Volevo recuperare un attimo la prospettiva radicale, perché se secondo me da parte radicale
non mi sembra che ci sia una presa di posizione netta, chiara su qualcosa in questo periodo. È accaduto che nelle elezioni, negli appuntamenti elettorali sparsi un po' in tutta Italia per le amministrative, e parlo del Friuli Venezia Giulia e parlo prossimamente anche del Comune di Roma, qualche radicale sia stato coinvolto, insomma, abbia supportato delle liste del PD, abbia contribuito alle elezioni di Deborah Serracchiani, e qualcuno sta dentro le liste per supportare Ignazio Marino a Roma. Poi non so se ci sono altri sparsi in Italia. Ecco, c'è qualcuno che critica questa presa di posizione, memori del fatto che i radicali sono stati esclusi da Zingaretti e così via, eccetera, altri che sono più o meno aperti. Tu che cosa ne pensi? Allora, io me ne sono andato dai radicali italiani quando se n'è andato Benedetto, perché la differenza era tra una politica volta al centro-sinistra e un'altra invece che aspirava a riuscire a tentare di fare una politica liberale con l'allora Forza Italia. Io li ho conosciuti abbastanza bene, i compagni, vengo da Bologna, quindi li ho visti in ogni loro performance politica, amministrativa e altro. È certo che sono stati dal punto di vista amministrativo migliori di tanti altri, cioè la risposta di molti è sempre stata comunque l'Emilia Romagna è un'isola felice nei confronti di altre regioni guidate da allora democristiani e socialisti. Quindi non mi è sufficiente, io non posso, io sono liberale e non credo che all'interno del PD, pur essendoci molte ottime persone, anche ne conosco, io sono amica di Arturo Parisi, ne conosco molti, sono amica di quell'altro che di Sergio Lo Giudice, ne conosco un'infinità, li ho frequentati, una delle mie migliori amiche è una mia compagna di convito in Croce Rossa, che è una comunista di quelle proprio vecchio stampo, che ci fa gratis amore dei ancora tutte le feste dell'Unità, ben conscia che probabilmente il suo esserci è frutto anche della sua ignoranza. Sono persone, però non rispettabilismo, che non si rendono conto del limite di un pensiero sinistroso come questo, che è statalista, che non riconosce alle persone la diversità, che limita anche la tua libertà, che demanda tutto uno Stato che ti deve provvedere a darti il lavoro, a darti la casa, a darti tutto. Adesso i pentastellati ti vogliono anche dare la felicità, quindi quella della decrescita felice da iscrivere nelle cavolate loro, e quindi io non riesco, guarda, neanche Marino mi convince. Ne discutevamo con Mina Welby, che lei lo apprezza molto, però questo è proprio un altro tardo democristiano, ha degli atteggiamenti che possono essere, o fa delle cose che nei confronti di quello che è stato il PD, il PC, PDS, PD, tutti i nomi che si sono trovati, possono essere un passo avanti, però non lo fanno a sufficienza. Io sono perché si arrivi a un paese in cui uno possa contendere all'altro il governo e l'altro stia all'opposizione. Io sono per uno scontro duro, io sono per una riforma elettorale in senso maggioritario secco all'inglese. Tu combatti, vinci i governi,
tu che sei l'opposizione controlli col binocolo e il microscopio e lo sputtani se quello non ti si comporta bene. Cioè, io sono per lo strumento referendario ogni piezo spinto, sono per l'eutanasia. Ne senti uno di questi che parlino del diritto, non dico di averla, ma di battere. Guarda, ti informo che Matteo Renzi si è pronunciato proprio in termini abbastanza espliciti per il maggioritario, per il sistema di elezioni dei sindaci. Sì, allora, io sono anche molto... impulsiva nelle mie cose, quindi devo dire che ho letto poco, però sta ragazzo è partito per rottamare, ma che cavolo discorso è? Tu devi costruire un'alternativa, non devi andare a distruggere una macchina, la devi riparare. Cioè, questi giovani non hanno la verità in tasca solo perché sono giovani e nuovi, quelli sono solenni errori di giudizio. Non mi io sono capito, Simbala, però non è che può essere una colpa il fatto che siano giovani, insomma. No, ma non puoi andare, oh signore. Allora, no, io ma ho capito quello che dici. Il giovanilismo fino a se stesso è una cosa effettivamente. Bene, perché io non escludo che abbiano anche un progetto. No, ma va benissimo. Va benissimo, ce l'avranno senz'altro letto di alcune cose con cui sono d'accordo. Io questo lo guardo in faccia, è un pacione, è molto allegro, ma voglio vedere cosa fa. Mi risulta, mi dicono compagni radicali fiorentini, che non è neppure il massimo come sindaco, quindi tra l'apparire e l'essere c'è sempre quella differenza. Io poi vado a pelle, ci ho sempre preso, non mi piace. Ho capito, va bene. Allora, con questo appello a pelle di Silvana, chiudiamo questa trasmissione di questa mia, chiudiamo questa puntata della mia parte radicale e ringraziamo Silvana Bononcini, che rivedremo qui fra 2 settimane. Grazie ancora Silvana, restituisco la linea alla regia. Buonasera.